Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati su GTA Online e infatti oggi è uscito il nuovo aggiornamento estivo, se così possiamo dire, e sono ritornato con il profilo Emax4116, cioè quello mio principale perché l'account moddato ha avuto qualche problema e siamo su Next Gen. Ebbene sì, ho deciso finalmente di trasferire questo account su Next Gen. Diciamo che era anche il momento giusto perché ormai sulla versione Xbox One si giocava veramente da schifo, anche da Xbox Series X non caricava le texture perché era proprio ottimizzato male il gioco. Almeno questa versione è sicuramente meglio per molti aspetti. Vabbè, detto ciò, lasciate like se volete per supportare il video. E vi faccio vedere un po' cosa hanno aggiunto oggi, ovvero la Grotti Italy GTO Stinger di, vabbè, esatto, questa nuova Ferrari. Poi hanno aggiunto su Sauder San Andreas questi tre SUV barra fuoristrada che poi andremo a comprare assieme all'auto precedente, e poi questa qui che non mi piace, però forse la comprerò, magari non in questo account, però vedremo, insomma. Per finire, qua su Warstock hanno aggiunto chiaramente il nuovo caccia e questo nuovo aereo streamer che probabilmente fa le live su Twitch. Detto ciò, passiamo a quello di cui vi parlerò nel video di oggi, ovvero questo Avenger con questa nuova modifica. Insomma, costa 1.450.000. Qui vabbè, non avrò tanti soldi come nell'account moddato, ma 170 milioni e direi che mi bastano, quindi andiamo subito a acquistarlo. Ok, dai, il tuo Avenger è stato ristrutturato. Charlie mi ha già chiamato, ma ovviamente mi richiama anche ora. Vabbè, se non altro è molto, diciamo, coinciso con le parole, non si mette a parlare come molti altri personaggi di altri DLC. Richiediamo subito l'Avenger e andiamo all'hangar che è lì all'aeroporto per modificarlo. Sono in sessione pubblica da solo, meglio così almeno non ho gente con il nuovo caccia che mi viene a killare, ecco. Ok, allora sono molto curioso per vedere come saranno queste nuove funzionalità dell'Avenger e poi per il nuovo caccia. Quindi tanto eccoci qui, questo è il mio classico Avenger, che poi tra l'altro hanno modificato, ho visto, la modalità di volo VTOL, così si chiama, e praticamente prima si cambiava con freccia destra se non sbaglio, e ora tenendo premuto, diciamo, l'analogico per muoversi, lo stesso per mettere anche i carrelli, i classici carrelli. Tanto questo è il nuovo personaggio che c'è all'interno. Allora, vediamo un attimo se mi fa entrare dentro l'hangar già proprio. Vabbè, sembra che non ci siano troppi problemi di spazio. Meglio, magari mi ricordavo male io. O forse c'è proprio uno spazio dedicato a questo aggiuntivo. Può essere. Tanto vi faccio vedere, vabbè, qua c'è il mio classico hangar con tutte le classiche cose. Ora, qua che cosa c'è? Se vai alla scuola di volo di San Andreas, hanno messo sta roba qui dentro l'hangar. Evidentemente hanno pensato che non You're sapessimo fine, right? giustamente pilotare gli aerei, ma dovevamo pensarci un po' prima. Quindi Need anything? qua c'è il nostro nuovo personaggio. Andiamo. Beh, io no, non gliele faccio recuperare le casse perché poi magari mi recupera casse che non mi interessano. Quindi andiamo giusto a modificare questo Avenger con le ultime novità. Allora, terminale operativo c'è. Mettiamoci anche un cluster dentro. Difese. Allora, io metto qui modulo stealth perché queste difese funzionano solo col pilota automatico, quindi quando è fermo. E se la gente ti vede, ti spara, anche se non ti riesce a agganciare, cambia poco. Torretta anteriore, vabbè, torrette vanno benissimo queste. Mitragliatrici ce le mettiamo e anche i lanciamissili. Vedremo poi come saranno. Armatura già al massimo, bombe c'erano già messe. Mettiamo le contromisure importanti. Manovrabilità già a posto, e poi per la verniciatura la lasciamo pure. Così direi che possiamo pure uscire dall'hangar.
Ecco qui, come vedete, il nostro bellissimo Avenger nuovo, compreso di tutte le varie pose. Questa impresa, cioè, non so quanto sia buona. Ok, come vedete, così si cambia la modalità di volo. Ovviamente io quando guido un aereo o qualsiasi cosa c'è la nebbia, ma ormai ci ho fatto l'abitudine. Boh, proviamo magari su quel camion, magari in quanto tempo lo distruggo con la mitragliatrice. Beh, chiaramente lo prima colpire, magari si è fermato. Sì, non sono, diciamo, tutto sto granché, ma non sono neanche così pessimo. Vediamo se mi aggancia la polizia con questi nuovi missili. Sembra di sì. Non me l'ha presa, però. Ora sì. Sì, beh, ha la precisione di un Buzzard, per capirci, eh. Quindi, non granché, però. Beh, dai, su. Non sembra male, c'è un tempo di ricarica, comunque non è spam la cosa, però. Sì, ecco, come vedete, un po' di tempo tra un missile e l'altro. Vediamo come colpisce questo elicottero qui. Come non colpisce, volevo dire. Sì, veramente non il massimo della precisione. Comunque, già che ora ci attaccano, mettiamoci il pilota automatico, vediamo com'è dietro. Attiva il pilota automatico. Ok, come al solito teniamo premuto per salire dietro. Ok, allora vediamo un po' le principali novità. Beh, qua si vede già che c'è un nuovo jetpack, sembra, perché non assomiglia al mio. Poi vabbè, per il resto è abbastanza uguale, quindi proviamo un attimo le torrette, ma mi sembrano abbastanza le stesse queste. Proviamolo un po' a vedere come sono. Però sì, come vedete, è sempre la solita, per capirci. Ora qua non... Ah, ok, sì. Vabbè, la classica, questa qui sì che è molto OP. Comunque è bello anche, cioè è utile il jetpack per poi uscire velocemente. Vi faccio vedere ancora qua che c'è la sezione carriera, con cui qua si possono vedere progressi e ricompense. Vabbè, interessante, qua ci sono tutte le varie cose. Ah, qua ci sono le ricompense che si possono sbloccare, tipo se volessi 150.000 dollari. Completa il livello 4 di questo DLC. Oh. Andiamo un po' a vedere questo terminale operativo. Vabbè, qui è una solita introduzione che fanno. Ok, bene, hanno finito. Qua ci sono le 6 missioni della storia, che poi farò in altri video, mentre qui ce ne sono 3 di quelle che, se non ho capito male, si fanno in free mode. Vabbè, direi che possiamo fare questo qui. Guida un assalto all'attività marittima della Meriwether. Vabbè, esci dall'Avenger, prendiamo pure il jetpack. Sembra però modificato. No, infatti non ci sono i missili, da quello che vedo. Ah, bisogna recuperare una Turidor. Non dovrebbe essere troppo complicato. Ovviamente prima non ci fanno andare subito alla porta aerei, perché sarebbe troppo rapida la cosa, però. Andiamo quindi a questo ufficio. Ecco, ora si è scoperto. Fermo, fermo, fermo. Madonna. Stavo per andarmi a schiantare. Si è scoperto cosa servono questi uffici qui, mai utilizzati in tutto sto tempo. Contattiamo il tizio. Vabbè, ci fa partire direttamente. Un po' buggato questo elicottero. Cioè, scusate un attimo. Ha qualcosa di strano. Ah, così cambio la visuale. Ok, si è sistemato comunque. Prima non aveva proprio tutto a posto. Purtroppo, ragazzi, non hanno ascoltato completamente la community, perché tutti vorrebbero acquistare quella porta aerei, ma sarà difficile che la mettano acquistabile, purtroppo. Vabbè.
Forse si può anche fare stealth. No, come non detto. Esplosioni su Next Gen. You got bad things on your mind. Keep barking. Spit your words on someone else. Don't act like... Ho trovato un container. Ok, un attimo. Dov'è? Dov'è? Me la sono andata a cercare, ero un po' troppo scoperto. Ah, aspetta, t'ho visto, cosa credi? Beh. Abbiamo trovato la scheda d'accesso, magari non saliamoci sopra, ma prendiamola. Appunto, te li trovi tutti davanti, so per dire. No, no, che ora... Ecco, lo sapevo che mi venivo colpito da sto oggetto. Perfetto. Va bene. Allora, leviamo anche l'ultimo, tanto io sono da solo, non so com'è. Potrò portarne via tre, se ne devo portare via tre. Ah no, che okay, è giusto, devo trovare la torrida. Non capisco perché i proiettili non passavano avanti. Vabbè, sì, ho capito, cioè. Andiamocene che è meglio. Vabbè, posso uscire di qua? Ah, devo disattivare questo. Va bene. Ok, allora di qua facciamo prima, attiviamo il turbo. Beh, dai, direi abbastanza easy, cioè insomma, nulla di troppo complicato, almeno per il momento, e poi non so se ci sarà. Tipo, già sto elicottero non è che... No. Ah, l'ho preso, bene. Vabbè, dai, sono uscito in fretta. 1,5 km e siamo arrivati. Ok, dai, sta missione è fatta, vediamo un po' quanti soldi ci dà. Ok, vediamo un po'. E beh, certo, un grande lavoro modestamente abbiamo fatto. Ok, ci ha dato 67.000. Ecco che poi il bonus operazione non ho capito dove era scritto. Avrò modo di rifarla col bonus operazione, però tutto sommato non è male. Detto ciò, raga, ditemi cosa ne pensate di questa nuova versione dell'Avenger. A me non dispiace, anche se hanno modificato sta roba, per esempio, che... Oh, niente, sta roba non è... non verrà mai... Vi dico, è troppo scomodo il fatto che io volevo togliere i carrelli e ho messo l'altra modalità di volo. Vabbè, detto ciò, mi sembra che sia un po' più manovrabile rispetto a quello che c'era prima. Questa è una mia impressione. Ci sono delle armi in più che non sono chissà cosa in realtà dal mio punto di vista, però che possono tornare utili. Vi ringrazio per aver visto il video fin qui, lasciate like, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e attivate le notifiche per restare aggiornati anche su altri video di questo nuovo aggiornamento. E detto ciò, ci vediamo ai prossimi video.